Buonasera a tutti, sono molto carico perché è un impegno abbastanza importante quello che mi sto per prendere, è un impegno personale, è un impegno culturale, politico-culturale, è un impegno che Radio Science porta avanti da tanto tempo con l'Osservatorio Antimafia. Quindi di questo parleremo in questa trasmissione. E tenterò, dopo una piccola introduzione e il racconto di due persone vittime della mafia che mi hanno colpito personalmente, due cose dirò di loro, e poi mi lancerò nella lettura dell'elenco di tutte i nomi delle vittime di mafia, come è stato fatto il 21 di marzo all'Ocri del 2017. Erano 22 anni che Libera, in ogni città, l'associazione Libera di Don Ciotti lo faceva, e finalmente, dopo 22 anni, il 1 marzo, con voto unanime della Camera dei Deputati, è stata approvata la proposta di legge che istituisce e riconosce il 21 marzo, il giorno di primavera, anche questo è simbolico, come simbolo di rinascita di questa povera Italia, come quale questo giorno è diventato la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime di mafia. Bene. Pochi giorni prima, pochi giorni prima o pochi giorni dopo, ma a poca importanza, del 21 marzo, la presidente della Commissione Antimafia, Rosy Bindi, ha dichiarato questo: la forza delle mafie sta nella sua sottovalutazione. Questo, direi che è fondamentale. Tenerlo sempre a mente. Se poi si snocciolano un po' di dati, la sottovalutazione scompare immediatamente. E questo l'ha detto anche dopo un incontro con l'avvocato della società sportiva Juventus. Sono finiti i campionati del mondo, viva la Francia che ha vinto bene. Siamo tutti contenti, ma non tanto di questo, delle nazionali, ma dei club, i club ricchi, la mafia c'è già nel calcio che conta, dove girano i soldi grossi, per intenderci. Non a caso, da un po' di tempo, i cinesi, che sono, mi pare, nel Milan, tanti è famoso un certo Abramovic, magnate del gas russo, che è entrato in società sportive importanti. Ecco, la mafia ha tentacoli ovunque, e se andiamo a vedere l'elenco dove la mafia è presente nel mondo, sicuramente, cioè con acclarati situazioni, è l'elenco infinito. Probabilmente gli italiani non esportano pizza e spaghetti, ma soprattutto esportano e hanno esportato negli anni mafia. La mafia, io sono andato a vedere, ho una mia idea sull'origine della mafia, non sono andato. Sono andato anche a sondare l'origine, diciamo, etimologica, ma lì ci si perde tra interpretazioni varie. Addirittura nella cultura siciliana degli inizi del Novecento, Mafiuso, con la doppia F, era una persona spavalda, però di bel portamento e elegante. Ecco, cioè, aveva questo era un aspetto positivo, no? Cioè, sì, spavalda, presuntuosa, però anche molto elegante, molto raffinata. Ecco, questo è quello che passa, no? Attraverso la lingua
e poi dopo si trasforma in qualcosa d'altro. Bene, l'associazione libera di Don Ciotti, appunto dal 96, viene letto un elenco di circa 900 nomi, siamo più vicino a 1000, di vittime innocenti. Nel 2017 la città è Locri, tristemente Locri in Calabria, che è stata tristemente famosa per le faide di 'Ndrangheta, ma anche della ribellione di tanti giovani che, a fronte dell'uccisione di mi pare, di un esponente di un USL o qualcosa del genere, si sono ribellati, sono scesi in piazza e hanno fatto una grossa battaglia che poi negli anni è chiaramente difficile da portare avanti, però si sono ribellati e sono stati i giovani per la prima volta, per la prima volta. Quindi Locri è molto importante da un punto di vista simbolico. Nei nomi, nei muri di Locri, della città, tutti ricordiamo un insulto gravissimo, un insulto gravissimo. Don Ciotti sbirro stava scritto a grandi lettere: Don Ciotti sbirro, siete tutti sbirri. Questo è una cosa, sono state cancellate, bene, va bene. Ma la notizia che voglio darvi, che voglio riportarvi, ricordarvi, è che di po pochi giorni fa che il ministro dell'Interno, vicepresidente del Consiglio, tal Salvini, ha stilato un elenco di persone, tra cui anche Don Ciotti, a cui va preso in esame il fatto di togliere la protezione delle forze dell'ordine, la cosiddetta scorta. A me pare questo gravissimo, dopo tutta la battaglia che ha fatto come simbolo lui. Non mi interessa del prete Ciotti, mi interessa di quello che ha fatto, che ha creato con l'Associazione Libera e delle battaglie che ha fatto e che continua a fare, che continuano a fare tutti i volontari. Lui è solamente un portavoce, però in quanto tale va tutelato, assolutamente. Se andiamo a vedere i numeri del rapporto SOS Impresa, si parla di una cifra del giro d'affari della mafia attorno ai 130 miliardi di euro. Sappiamo che è una stima, poiché le agromafie, il gioco d'azzardo, le scommesse, l'abusivismo, il business dei rifiuti, eccetera, è un vero cancro per l'economia sana italiana. E qui mi fermo perché l'Italia ha tanti problemi economici gravi, la globalizzazione, tutto quello che ci mette, il fatto che siamo indietro a livello di competitività economica, ma se potessimo cancellare questo cancro, che è un sogno che io, Radio Science, teniamo a cuore, l'Italia sarebbe un giardino dove poter vivere, sarebbe una democrazia compiuta dove ci sono battaglie, ci sono partiti, ma non c'è questo cancro sotterraneo che tocca anche i partiti, li ha toccati da vicino. Non si può dire. Non si può andare oltre, però sappiamo, abbiamo letto tutti, negli anni 50, basta vedere l'elenco una cosa solo, questo me lo concedete, negli anni 50, pochissimi, all'inizio degli anni 50, stabilizzazione economico-politica totale, con predominio della Democrazia Cristiana, pochissimi morti per mafia. E lì sono gli anni in cui forse il bacio di Andreotti, Riina, non si sa, non sappiamo nulla di questo, però questa è la realtà di fatto, che in quegli anni lì i morti per mafia sono molto meno. E negli anni 90 invece, quando scoppia tutto il marasma con le inchieste sui partiti, che invece lì appunto i morti aumentano, le stragi aumentano in maniera inverosimile.
Io vi voglio parlare prima di tentare questo elenco, che se non finisco, mi riprometto di farlo la prossima volta, di terminarlo la prossima volta. Voglio leggervi cioè la vita di due persone. Ho scelto così tra i tanti importantissimi, ce ne sarebbe da leggere. Se andate a vedere l'archivio della memoria di www.ansa.it, ci sono dei nomi, di tutti andrebbe letta la storia per quello che hanno fatto e per le battaglie che hanno cercato di fare contro la mafia e anche quello che hanno lasciato comunque. Ha portato avanti una risposta dello Stato e dei cittadini, che è fondamentale, della cultura antimafiosa. E di questi sicuramente io non posso non ricordare, e vi leggo la sua storia, che è emblematica, non si può non ricordare: Libero Grassi. Nato a Catania, ma trasferitosi a 8 anni a Palermo. I genitori lo chiamarono Libero in ricordo del sacrificio di Giacomo Matteotti. La famiglia è antifascista e il ragazzo matura anch'egli una posizione avversa al regime di Benito Mussolini. Nel 1942 si trasferisce a Roma, dove studia scienze politiche durante la Seconda Guerra Mondiale. Per non andare in guerra entra in seminario, perché è anche antimilitarista. Da qui però esce dopo la liberazione, tornando a studiare. Passa però a giurisprudenza all'Università di Palermo. Malgrado voglia fare il diplomatico, prosegue l'attività del padre come commerciante. Negli anni 50 si trasferisce a Gallarate, che è al nord, non so esattamente dove, mi sembra vicino a Novara, di quelle parti lì. Scusate un attimo, ho perso il filo, dove entra nel meccanismo dell'imprenditoria. Torna a Palermo per aprire uno stabilimento tessile. Nel 61 inizia a scrivere articoli politici per vari giornali e successivamente si dà anche alla politica attiva con il Partito Repubblicano Italiano. Dopo aver avuto alcuni problemi con la fabbrica di famiglia, viene anche preso di mira da Cosa Nostra. Così ancora si chiamava, che pretende il pagamento del pizzo. Libero Grassi ha il coraggio di opporsi alle richieste del racket e della mafia e di uscire allo scoperto denunciando gli estorsori. La condanna a morte di Grassi arriva con la pubblicazione, addirittura pensate, con la pubblicazione sul giornale di Sicilia di una lettera sul suo rifiuto a cedere ai ricatti della mafia. Avevano in mano anche i giornali e il coraggio, la spavalderia appunto, di scrivere una lettera con la sua condanna a morte su un giornale pubblico. La sua lotta prosegue in televisione, intervistato da Michele Santoro, che ricordate ancora attivo come giornalista, a Samarcanda su Rai 3 e anche su una rivista tedesca colpita dal suo comportamento positivo volto a denunciare i mafiosi. Per questo viene assassinato il 29 agosto 1991. Il 20 settembre del 91, un mese dopo, Michele Santoro e Maurizio Costanzo dedicano una serata televisiva a reti unificate, questa è una cosa importante, sia Rai che Fininvest alla figura di Libero Grassi. Per il suo omicidio sono stati condannati nel 2004 vari boss, tra cui Totò Riina, Bernardo Provenzano e Pietro Aglieri. Questa è la storia di Libero Grassi, che solo nel nome Libero dà un'idea di ribellione, appunto, di anelito di libertà. L'altra storia è una storia piccola, se vogliamo, piccola ma non meno importante, di adesione al proprio lavoro e al proprio impegno come militare, comunque come agente di polizia. È la storia di Emanuela Loi. Emanuela Loi, 24 anni, originaria di Sestu, Sardegna, il primo agente donna
vittima delle stragi mafiose, uccisa a Palermo a 24 anni. Era agente della scorta del magistrato Paolo Borsellino. Cadde nell'adempimento del proprio dovere il 19 luglio 1992, vittima della strage di Via D'Amelio a Palermo. Entrata nella polizia di Stato a soli 18 anni, era tiratrice scelta. Viene trasferita a Palermo 2 anni dopo. L'ultimo incarico mise in allarme tutta la famiglia per le cose che si sentivano dire su. Essendo stato collaboratore di Paolo Falcone, era una vittima predestinata, purtroppo, Borsellino. Si sentiva come un cadavere ambulante, lui stesso lo disse. Mise in allarme tutta la famiglia per la pericolosità. Lei rispose che non poteva tornare, poteva tirarsi indietro, faceva parte del suo dovere. 2 giorni prima disse comunque che sarebbe tornata il giorno dopo, a casa, in ferie, perché avrebbe dovuto sposarsi pochi giorni dopo il fatale attentato. Queste 2 storie mi fanno male, mi fanno pensare tanto, ma poi tanti, 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 tante persone. Ho un attimo un problema con. Volevo dirti, posso intervenire un attimo, Mir? Pronto? Un attimo soltanto, cari amici. Pronto, prova. Un attimo, stiamo riprendendo l'audio. Con Miro Cortini, vediamo se riusciamo a riprendere l'audio con Miro perché c'è stata una caduta di linea. Nel frattempo mandiamo un brano musicale.
question myself, never know the day when I will be found. How do I get lost in myself, never know the day when I will be found. Ask me how I've been, but my hidden voice did not reply. So I guess that's when I smiled so just fine. I never thought the day would come that I'd leave you there by the side of the road. I'm sorry I cannot be person you want me to be. Strings have never been attached to me. I'm sorry for not loving you the way that you loved me, but I guess that's just the way it had to be. Was true, our love was strong, warm. And now it's just the memories that I hold inside, never wanting to let go of my heart. Parto con l'elenco lì, altrimenti me la cavo, viva la tecnologia, con quello che ho qui nel cellulare. Le cose, io spero di essere arrivato a dirvi tutto. Stavo parlando di Manuela Loi, morta polizia, la prima donna agente di polizia morta a 24 anni nell'esercizio delle sue funzioni per difendere la come scorta Paolo Borsellino. Era la prima donna che se ne stava per prendere una vacanza perché doveva sposarsi. Questa mi è sembrata una cosa molto triste. Comunque, io adesso parto con l'elenco che parte, pensate, dal 1893 e arriva al 2016. Ci proviamo, ogni nome ha una sua importanza grandiosa, le storie le potete andare a cercare, qualcuno ricorderà questi nomi, magari quelli più vicini a noi, e qualcuno magari è anche conosciuto in qualche modo queste persone o ha conosciuto i suoi parenti. Quindi tanto rispetto e anche tanta però rabbia per queste morti innocenti. Nient'altro, non dico altro, come il 21 marzo Radio South vuole fare questa testimonianza, come il 21 marzo con Libera a Locri leggiamo l'elenco dei morti per mafia.
Nomi da non dimenticare. Elenco delle vittime innocenti di mafia. 1893, Emanuele Notar Bartolo. 1896, Emanuela Sansone. 1905, Luciano Nicoletti. 1906, Andrea Orlando. 1909, Gio Petrosino. 1911, Lorenzo Panepinto. 1914, Mariano Barbato. Giorgio Pecoraro. 1915, Bernardino Verro. 1916, Giorgio Gennaro. 1916 ancora, Giovanni Zangarà, Costantino Stella, Giuseppe Rumore, Giuseppe Monticciolo, Alfonso Canzio. 1920, c'era la guerra, 1916, 18, 1920, Niccolò Alongi, Paolo Li Puma, Croce di Gangi, Paolo Mirmina, Giovanni Orcel, Stefano Caronia. 1921, Pietro Ponzo, Vito Stassi, Giuseppe Cassarà, Vito Cassarà, Giuseppe Compagna. 1922, Domenico Spatola, Mario Spatola, Pietro Spatola, Paolo Spatola, viene da pensare a una famiglia sterminata. Sebastiano Bonfiglio, Antonio Scuderi. 1924, Antonino Ciolino. 1944, il periodo del fascismo. Non passò nulla, nessuna informazione, e la fine della guerra ricomincia. Santi Milissena, Andrea Raia, 1945, Calogero Comaiani, Nunzio Passafiume, Filippo Scimone, Calcedonio Catalano, Agostino D'Alessandro, Calogero Cicero, Fedele De Francisca, Michele De Miceli. Mauro Paoletti, Rosario Pagano, Giuseppe Scalia, Giuseppe Puntarello, 1946, Angelo Lombardi, Vittorio Epifani, Vitangelo Cinque Palmi, Imerio Piccini, Antonino Guarisco, Marina Spinelli, Giuseppe Misuraca, Mario Misuraca, Gaetano Guarino, Pino Camilleri, Giovanni Castiglione, Girolamo Scaccia, Giuseppe Biondo, Giovanni Sant'Angelo, Giuseppe Sant'Angelo, Vincenzo Sant'Angelo, Giovanni Severino, Paolo Farina, Niccolò Azzotti, Fiorentino Bonfiglio, Mario Boscone, Francesco Sassano, Emanuele Greco, Mario Spampinato, Mario Labrocca, Vincenzo Amenduni, Vittorio Levico. Scusate gli accenti, se non sono giusti, sono cognomi del sud, io sono uomo del centro-nord, può darsi che li sbagli, vi chiedo scusa e un po' di comprensione. 1947, Curzio Miraglia, Pietro Macchiarella, Nunzio Sansone, Emanuele Busellini, Margherita Clescieri, Giovanni Grifò, Giorgio Cusenza, Castrense in Travaia. Vincenza La Fata, Serafino Lascari, Giovanni Megna, Francesco Vicari, Vito Allotta, Giuseppe Di Maggio, Filippo Di Salvo, Vincenzo La Rocca, Vincenza Spina, Provvidenza Greco, Michelangelo Salvia, Giuseppe Casarrubbea, Vincenzo Lo Iacono, Giuseppe Maniaci, Calogero Caiola, Vito Pipitone, Luigi Geronasso, 1948, Epifanio Lipuma, Placido Rizzotto, Giuseppe Letizia, Calogero Cangelosi, Marcantonio Giacalone, Antonio Giacalone, Antonio Di Salvo, Nicola Messina, Celestino Zapponi, Giovanni Tasquier, 1949, Carlo Gulino, Francesco Gulino, Candeloro Catanese, Michele Marinaro, Carmelo Agnone, Quinto Reda, Carmelo Lentini, Pasquale Marcone, Armando Loddo, Sergio Mancini, Carlo Antonio Pabusa, Gabriele Palandrani, Giovanni Battista Aloe, Ilario Russo, Giovanni Calabrese, Giuseppe Fiorenza, Salvatore Messina, Francesco Butifar, 1951, Antonio Sanguiniti, 1952, Filippo Intile, 1955, Salvatore Carnevale, Giuseppe Spagnuolo,
Pasquale, 1957, Pasquale Almerico, Antonio Pollari, 1958, Vincenzo Di Salvo, Vincenzo Savoca, 1959, Anna Prestigiacomo, Giuseppina Savoca, Vincenzo Pecoraro, Antonino Pecoraro, 1960, Antonino Damanti, Cosimo Cristina, Paolo Buongiorno, Antonino Giannola, 1961, Paolino Riccobono, Giacinto Puleo, 1962, Enrico Mattei, e qui 5 secondi di silenzio, perché qui cambia veramente la mafia, secondo me, diventa quello che è oggi, un'organizzazione spietata e potentissima. 1962, lo ripeto, Enrico Mattei. 1963, Giuseppe Tesauro, Pietro Cannizzaro, Mario Malausa, Silvio Corrao, Calogero Vaccaro, Pasquale Nuccio, Eugenio Altomare, Giorgio Ciacci, Marino Fardelli, 1966, Carmelo Battaglia, 1967, Giuseppe Piani, Nicola Mignogna, 1968, Francesco Pignattaro, Giuseppe Burgio, Salvatore Sciurolo, 1969, Orazio Costantino, Giovanni Domè, 1970, Mauro De Mauro, 1971, Pietro Scaglione, Antonio Lorusso, Vincenzo Riccardelli, 1972, Giovanni Spampinato, Giovanni Ventra, Domenico Cannata, Paolo Di Maio, 1974, Angelo Sorino, Emanuele Riboli, 1975, Calogero Monreale, Gaetano Cappiello, Francesco Ferlaino, Domenico Facchineri, Francesco Facchineri, Tullio De Micheli, 1976, Gerardo D'Arminio, Giuseppe Muscarelli, Caterina Liberti, Salvatore Falcetta, Carmine Apuzzo, Salvatore Longo, Salvatore Buscemi, Francesco Vinci, Mario Ceretto, Alberto Capua, Vincenzo Ranieri, Vincenzo Macrì, Fortunato Furore, 1977, Rocco Gatto, Stefano Condello, Vincenzo Caruso, Pasquale Polverino, Antonio Custra, Giuseppe Russo, Filippo Costa, Attilio Buonincontro, Donald McKay, Mariangela Passiatore, 1978, Ugo Triolo, Giuseppe Impastato, lo ripeto, per quanto mi ha colpito, Antonio Esposito, Ferraioli, Salvatore Castelbuono, Gaetano Longo, Paolo Giorgetti, Pasquale Cappuccio, 1979, Alfonso Sgroi, Fidelalfio Aparo, Mario Francese, Michele Reina, Giorgio Ambrosoli, Boris Giuliano, Calogero Di Bona, Cesare Terranova, Lenin Mancuso, Giovanni Bellissima, Salvatore Bologna, Domenico Marrara, Vincenzo Russo, Giuliano Giorgio, Lorenzo Brunetti, Antonino Tripodo, Rocco Giuseppe Barillà, Carmelo Di Giorgio, Primo Perdoncini, 1980, Pier Santi Mattarella, il fratello del nostro Presidente della Repubblica, Giuseppe Valarioti, Emanuele Basile, Giannino Lo Sardo, Pietro Cerulli, Gaetano Costa, Carmelo Ianni, Domenico Beneventano, Marcello Torre, Vincenzo Abate, Giuseppe Giovinazzo, Ciro Rossetti, Filomena Morlando, Bruno Vinci, 1981, Vito Ievolella, Sebastiano Bogio, Leopoldo Gassani, Giuseppe Grimaldi, Vincenzo Mulè, Domenico Francavilla, Mariano Virone, Angelo Di Bartolo, Giuseppe Salvia, Mariano Mellone, Francesco Borrelli, 1982, Luigi D'Alessio, Rosa Visone, Salvatore Stallone, Antonio Fontana, Niccolò Piombino, Antonio Salzano, Pio La Torre, Rosario Di Salvo, Gennaro Musella, Giuseppe Lala, Domenico Vecchio, Rodolfo Buscemi, Matteo Rizzuto, Silvano Franzolin, Salvatore Raiti, Giuseppe Di Lavore, Antonio Burrafato, Salvatore Nuvoletta, Antonio Ammaturo, Pasquale Paola, Paolo Giaccone, Vincenzo Spinelli, Carlo Alberto Dalla Chiesa,
Emanuela Setti Carraro, Domenico Russo, Calogero Zucchetto, Carmelo Cerruto, Simonetta Lamberti, Giuliano Pennacchio, Andrea Mormile, Luigi Cafiero, Antimo Graziano, Gennaro De Angelis, Antonio Valenti, Luigi Di Barca, Anna Maria Esposito, De Rosa Antonio, Elio Di Mella, 1983, Gian Giacomo Ciaccio, Montalto, Pasquale Mandato, Salvatore Pollara, Mario D'Aleo, Giuseppe Bonmarito, Pietro Morici, Bruno Caccia, Rocco Chinnici, Salvatore Bartolotta, Mario Trapassi, Stefano Lisacchi, Sebastiano Longhi, Francesco Buzziti, Francesco Imposimato, Domenico Celiento, Antonio Cristiano, Giuseppe Francese, Nicandro Izzo, Fabio Cortese, Salvatore Musarò, Ottavio Andreoli, Gioacchino Crisafulli. 1984, Giuseppe Fava, Renata Fonte, Crescenzo Casillo, Giovanni Calabrò, Cosimo Quattrocchi, Francesco Quattrocchi, Marcello Angelini, Salvatore Schimmenti, Giovanni Catalanotti, Antonio Federico, Paolo Canale, Giovan Battista Altobelli, Lucia Cerrato, Anna Maria Brandi, Anna De Simone, Giovanni De Simone, Nicola De Simone, Luisella Matarazzo, Maria Luigia Morini, Federica Taglialatela, Abramo Vastarella, Pier Francesco Leoni, Susanna Cavalli, Angela Calvanese, Carmine Moccia, Valeria Moratello, Franco Puzzo, Michele Brescia, Santo Calabrese, Antioco Cocco, Vincenzo Vento, Pietro Busetta, Salvatore Squillace, 1985, Pietro Patti, Giuseppe Mangano, Gioacchino Taglialatela, Sergio Cosmai, Giovanni Carbone, Barbara Rizzo Asta, Giuseppe Asta, Salvatore Asta, Beppe Montana, Antonino Cassarà, Roberto Antiochia, Giuseppe Spada, Enrico Monteleone, Giancarlo Siani, Biagio Siciliano, Giuditta Milella, Carmine Tripodi, Graziella Campagna, Morello Alcamo, Giuseppe Macheda, Roberto Parisi, Mario Diana, 1936, Paolo Bottone, Giuseppe Pillari, Filippo Gebbia, Salvatore Monreale, Francesco Alfano, Antonio Pianese, Vittorio Esposito, Salvatore Benigno, Claudio Domino, Filippo Salsone, Nicola Ruffo, Antonio Sabia, Giovanni Giordano, Nunziata Spina, Antonio Bertuccio, Francesco Prestia, Domenica De Girolamo, Luigi Staiano, Mario Ferrillo, Salvatore Ledda, Giovanni Garcia, 1987, Giuseppe Recchichi, Rosario Iozia, Giuseppe Cutroneo, Rosario Montalto, Sebastiano Morabito, Antonio Civinini, Carmelo Iannò, Carmelo Ganci, Luciano Pignatelli, Giovanni Di Benedetto, Cosimo Aleo, Aniello Giordano, Michele Piromalli, 1938, Giuseppe Insalacco, Giuseppe Montalbano, Natale Mondo, Donato Boscia, Francesco Megna, Alberto Giacomelli, Antonio Saetta, Stefano Saetta, Mauro Rostagno. Mauro Rostagno, Luigi Ranieri, Carmelo Zaccarello, Girolamo Marino, Aniello Cordasco, Giulio Capilli, Pietro Ragno, Abed Maniami, Raffaele Antonio, Talarico, Michele Virga, 1989. Francesco Crisopulli, Giuseppe Caruso, Francesco Pepi, Marcella Tassone, Nicola D'Antrassi, Vincenzo Grasso, Paolo Vinci, Salvatore Incardona, Antonio Agostino, Ida Castellucci, Grazia Scimè, Domenico Calviello, Anna Maria Cambria, Carmela Pannone, Pietro Giro, Donato Cappetta, Calogero Loria, Francesco Longo, Giovan Battista Tedesco, Colin Winchester, Giacomo Catalano, Giuseppe Giovinazzo, Pietro Polara, Nicolina Biscozzi, Giuseppe Tallarita, Giuseppe
Pasquale, scusate, Pasquale Primerano, Pasquale Miele, Giuseppe Tiziani, Jerry e San Massolo, Maslo, 1990, Nicola Giotta Iachino, Emanuele Piazza, Giuseppe Tragna, Massimo Rizzi, Giovanni Bonsignore, Antonio Marino, Rosario Livatino, Alessandro Rovetta, Francesco Vecchio, Andrea Bonforte, Giovanni Trecroce, Saverio Purita, Antonio Carbotti, Domenico Catalano, Maria Marcella, Vincenzo Miceli, Elisabetta Gagliardi, Giuseppe Orlando, Michele Arcangelo Tripodi, Pietro Caruso, Nunzio Pandolfi, Arturo Caputo, Roberto Ticli, Mario Greco, Rosario Sciacca, Giuseppe Marnaldo, Marnalo, scusate, Francesco Oliviero, Cosimo Distante, Angelo Raffaele Longo, Cataldo d'Ippolito, Raffaella Scordo, Calogero Lapiana, Emilio Taccarita, Antonio Nugnes, Pasquale Felicello, Marco Tedeschi, 1991, Valentina Guarino, Angelica Pirtoli, Giuseppe Sceusa, Salvatore Sceusa, Vincenzo Leonardi, Antonio Carlo Cordo Patri, Angelo Riccardo, Demetrio Quattrone, Andrea Saloca, Domenico Randò, Sandra Stranieri, Antonio Scopelliti, Libero Grassi, di cui abbiamo parlato, Fabio De Pandi, Antonio Aliotto, Antonio Rampino, Silvana Foglietta, Salvatore Daddario, Renato Lio, Giuseppe Lione, Francesco Tramonte, Pasquale Cristiano, Stefano Siragusa, Alberto Varone, Felice Dara, Vincenzo Salvatori, Stefano Ogliastro, Vito Provenzano, Giuseppe Grimaldi, Salvatore Tieni, Nicola Guerrero, Giuseppe Sorrenti, Antonio Valente, Nunziante Scibelli, Vincenzo Giordano, Salvatore Vincenzo Surdo, Gaspare Palmieri, Ignazio Aloisi, Onofrio Abdesi, Francesca Augurusa, 1992. Salvatore Aversa, Lucia Presenziano, Paolo Borsellino, Antonio Russo, Antonio Spartà, Salvatore Spartà, Vincenzo Spartà, Fortunato Arena, Claudio Pezzuto, Salvatore Mineo, scusate, ecco, Rosario mi sta bloccando perché stiamo sfiorando quindi ci fermiamo con diciamo che il punto di riferimento è la persona di cui ho parlato, Libero Grassi, e dal 91 al 2017 li leggerò la prossima trasmissione, al 30, mi rendo conto che è una. È un po', è stato forse un po' pesante per voi, ma queste persone vanno ricordate come è stato fatto a Locri quest'anno, e quindi con questo io termino la trasmissione. Questo elenco rimane caldo, purtroppo, e dal 1990 appunto ci sono nomi. Tra l'altro, dal 91, da Libero Grassi, Paolo Borsellino, negli anni 90, cioè la guerra di mafia esplode e ci sono nomi che ancora, quelli di una certa età come la mia, che è nato all'inizio degli anni 60, ricorda purtroppo ancora con immagini tragiche. E con questo io vi ringrazio di avermi ascoltato. Ci ho messo un po' di emozione, perché insomma io considero appunto la mafia veramente il cancro dell'Italia, che altrimenti sarebbe appunto, come l'associazione di Don Ciotti, sarebbe veramente libera, libera. E con questo vi libero, vi saluto e passo la parola.
al grande Rosario. Grazie per l'ascolto, grazie davvero. Ogni nome che ho detto ha un'importanza grandissima, tutti, per tutti quelli anche che non siamo riusciti a sapere che le forze dell'ordine o i giudici non sono riusciti a svelare come morti per mafia. Grazie. A te Rosario.